Chi l'avrebbe mai detto, Neck anche quest'anno ne ha beccata una di canzoni. Erano una bella notizia. Erano anni che non capitava. Per chi avesse visto questo video, comunque c'è una nota negativa, cioè il piede che si appoggia, no? Come prima immagine di questo video, è un piede orribile. Adesso voglio dire, fate un video musicale, no? E curate i dettagli, mettete ragazzi, ma che piede, vi costa? No, metteteci un bel piede, già che è un piede nudo è orribile. Secondo già di suo. Secondo me i piedi sono tutti belli, non riesco a distinguere un piede brutto da un piede bello. Ma veramente, cioè, quello è un piede malfatto. Non lo so, secondo me i piedi sono tutti belli, anzi amici, se avete a disposizione uno smartphone e un piede nudo in questo istante, immortalate il vostro fettone e mandatecelo. Il vostro che? Fettone, cioè, faremo una collezione e poi la pubblicheremo sui canali ufficiali. No, che fetish, ma non ho capito, è il piede, scusa, la mano della fotografi, il piede no, cosa c'è di male? Bene, anzi, allora attenzione amici, ci sono un sacco di persone che in questo momento sono ferme in superstrada, e parliamo della superstrada che va tra Civitanova Marche e Macerata, sì. Ok? Quindi c'è una lunga coda, una lunga fila. Dalle parti di Corridonia, quindi siamo vicini a Macerata. Sì, però non sappiamo se è un incidente o meno. Adesso vediamo di metterci in contatto con qualcuno che in questo momento è proprio lì in coda. Vediamo anche perché, insomma, poi uno in coda che fa? Sente la radio. Non lo so, magari sente la radio. Guarda lo smartphone. Magari si mette lo smalto. Lo smalto. Beh, no, sì, dato che c'è un po' di che cosa. Chatti con qualcuno. Chatti, sì, scrivi su Facebook. Apri l'applicazione del burraco. Burraco, sì. Sì. Leggi ricette di cucina. Per esempio, pensi a che cosa mangerai a pranzo. Ma contemporaneamente ascoltando sempre la radio. Sento la radio in sottofondo. Che ti informa e che ti dice che in questo momento c'è una coda e che quindi, insomma, così. Vedi, guarda, allora, facciamo una cosa, visto che voi siete in coda magari. Adesso parliamoci con questa nostra ascoltatrice, che è la nostra inviata della bellezza proprio. Sì, la nostra Manuela, che quando c'è da parlare di bellezza lei subito arriva in nostro soccorso. Ma non solo, vedi che comunque anche lei dice le stesse cose che stavamo dicendo prima. Cioè lei ci si sono occupa dei di piedi proprio. Piedi e piedi. Piedi e piedi. Chi è che si occupa di piedi? Un podologo, direi. Podologo oppure anche oppure qualcuno, esatto. Eccola qua, nostra Manuela, buongiorno. Buongiorno. Allora arrivi il nostro soccorso. Buongiorno, dal centro di Ascoli Piceno arriva la nostra amica Emanuela. Che ci parla di piedi belli e piedi brutti. Ma molti brutti. Come fai a distinguere molti un piede? Come lo distingui un piede bello da uno brutto? Scusa, il piede è quello. Ma ci sta il piede con le dita a martello, il piede con la luce valgo. Scusami, mi puoi dire adesso un attimo che si mette, perché purtroppo sta ad Ascoli, quindi. Che vuol dire? No, che essendo io di San Benedetto, quindi il collegamento è sempre un po' difficile. Ecco quello. Ecco. Manuela? Eccoci. Puoi per piacere descrivere ai più, ai molti, cioè il famoso piede con le dita a martello? Cioè, cos'è il dito a martello? Sono le dita un po' piegate, no? Oddio! Che cosa significa? Sono orribili! Quelle che ti vengono che ti vengono i calli sopra e fanno anche molto male questi. Cioè praticamente il dito che è arricciolato e praticamente scende sotto. Sì, è piegato, no? Come se fosse un uncino. Ma queste qua capito? No. Tutte e cinque le dita così. Beh, capita, sì. Oddio. Questo capita quando magari in gioventù si porta sempre scarpe con i tacchi, soprattutto noi donne. Sì. Quindi le dita, capito, stanno un po' sacrificate. Esatto. Ma scusa, io pensavo che queste cose succedessero solo in Giappone, sai, insomma, no. No, in Giappone c'hanno le dita a sega. No. No, capita anche qui da noi, hai purtroppo. Capito? Perché sai, a volte no, le giapponesi sono costrette, o erano costrette, poverine, a indossare queste scarpe. Ma penso anche adesso, le scarpe più piccole. Le scarpe più piccole del piede. Come sono? Come si chiamano quelle che portano loro? Non lo so. Non mi ricordo. Tipo le sayonara, no? Ma poi ragazzi, ma questo è nel 1400. No, che 1400? Ci sono persone che appunto il piede, non riuscendo a crescere stando in queste scarpe, si è ripiegato su se stesso, ma problemi di artrosi fortissime. Anche. Questo è il famoso piede a riccio. Piede arricciolato. Esatto, che cresce Mamma mia, ma ci sono state delle malformazioni veramente enormi, gravissime. Enormi, no, sì, ma sì, non sì. c'è
da ridere. Non possiamo ridere, tanti enormi. Beh, comunque, nel 1400 però, in Italia pure, quindi può capitare questa cosa. Certo, ma sai, certo. Sai quel piede orribile? No, adesso scusate, amici, magari qualcuno di voi ce l'ha, però il piede dove ci sono... Scusatemi, magari qualcuno di voi ce l'ha, quindi è cattiva massa. Quel piede dove ci sono le dita lunghissime. Vabbè, ma che c'è di male? Che sembra una mano. Sì. No? C'è anche chi c'ha il dito di Venere, lo sapevate voi? Qual è il dito di Venere? No, questa no. È il secondo dito, quello a fianco all'aluce, più lungo. Ah, ok. Questa è una cosa buona. Beh, non lo è una cosa buona. È buona? Chi ce l'ha, sì, chi ce l'ha vuol dire che è bello. Ah, ecco, però sì. Le scarpe sono scomode. Le scarpe è un buon problema. Te le fanno apposta, no? Sono diverse dalle altre, sono un po' più lunghe al centro. Certo, sono fatte appunto. Bene, quindi se c'avete il secondo dito, che dovrebbe chiamarsi indice. No, sì. Non si chiama indice. Anche indice? Perché il secondo dito si chiama. No, allora, ci sono nomi specifici per le dita dei piedi. Bene. L'avevamo già trovato in un'altra circostanza. Un'altra vita. Sì. Quindi adesso vi diciamo pure come si chiama. Beh, tra se poco. Se avete un paio di ciabatte adesso ai piedi, scusa, ma trovalo, foto. Come si chiamano le dita dei piedi. Va bene. Grazie Manuela per averci raccontato grazie di questo voi, schifo al mattino. A voi. Grazie. Buona giornata. Ciao ragazzi, ciao. Bene, avete certo, ascoltato. Sempre senza contare sempre che le estetiste poverine si trovano anche a che fare con i piedi che non sono nemmeno puliti. Con i piedi che non sono loro anche. Difficile che l'estetista abbia a che fare con piedi propri. E l'estetista ha a che fare con piedi degli altri. Perché uno dice, vabbè, adesso vado dall'estetista, mi lavo, mi sistemo, no? Quindi, eccolo! Ecco, ci arriva. Alluce, illice, trillice, nedolo, minolo. Ma che nedolo? Pedolo. Pedolo. Bene, amici. Quindi se c'avete l'illice più grande dell'alluce, del trillice, mandateci una fingice. Mandateci una foto. Una fingice. Altre tre cinghie. Grazie Laura. Che dobbiamo fare? E niente, che vogliamo fare? Allora, aspettiamo le foto del vostro piede, del vostro piede migliore. Mandatecela, grazie.